È chiaro che è una situazione molto anomala e ci troviamo di fronte a una sorta di esperimento monetario di cui si è vista la prima parte, che è stata l'accumulo dei titoli, e adesso ci stiamo affacciando a vedere la seconda parte, cioè il provare a smontare questo portafoglio. Chiaramente, come è stata entusiasmante per gli operatori la prima parte, con mercati che sono saliti sfidando qualsiasi tipo di notizia macroeconomica, la seconda parte, che è quella che stiamo iniziando a vedere adesso, vediamo che è già molto, molto più delicata. E tra l'altro fa un po' specie il termine che tu hai utilizzato, Andrea, cioè questa sorta di esperimento nelle banche centrali, perché insomma ci sono fior fior di esperti in finanza, in economia, che però appunto sembrano procedere un po' a tentoni, vedere un po' come si evolve la situazione di giorno in giorno per capire qual è la tattica più giusta da utilizzare. Sono stata un po' troppo crudele o effettivamente in realtà bisogna adattarsi di giorno in giorno alla situazione, non si possono fare delle previsioni, dei piani, delle strategie troppo a lungo termine? Ma allora, direi che non, mi sembra che tu sia stata in realtà molto, molto obiettiva nell'analisi, nel senso che non, senza nulla togliere alla preparazione degli staff delle banche centrali, che evidentemente raccolgono degli economisti di primo ordine, non si può evitare la constatazione di errori di previsione costanti da parte delle banche centrali, cioè quindi, a partire appunto da Trichet, in cui appunto si temeva uno scoppio dell'inflazione, dopo aver alzato i tassi è stato costretto ad abbassarli, poi l'Europa è finita in deflazione per anni, ha un successivo quantitative easing che ha creato una bolla inflattiva che non si vedeva dagli anni 70. E adesso di nuovo, poi questi appunto li chiamo esperimenti, nel senso che probabilmente essendoci delle quantità di titoli e i tassi a zero per così tanto tempo non sono mai stati toccati. In Inghilterra ci sono i dati addirittura dalla fine del 600, quindi si possono consultare sul sito della Bank of England liberamente, e in un periodo così lungo di tassi a zero non c'è mai stato, quindi è evidente che siamo davanti a un terreno inesplorato su quelle che sono poi le prossime reazioni del mercato. Quindi da un punto di vista logico, ovviamente, sarebbe giusto alzare i tassi ben più alti di quelli che sono adesso per andare a limitare l'inflazione. Dall'altro lato, appena si vanno a toccare queste leve con un sistema molto levereggiato, quindi molto basato appunto per anni su tassi a zero e su denaro regalato, si vanno a vedere quali sono le conseguenze. Quindi io tra gli due scenari, adesso sono andato anche a verificare il sito di Fed Watch sulla borsa di Chicago, vediamo che il mercato di fatto sconta per dicembre, quindi per la fine anno, in questo momento dei tassi tra il 4,25 e il 4,5%. Quindi direi che io, ecco, quel tipo di livello penso che sia un livello molto molto realistico e di fatto che si allinea ai livelli che vedevamo prima della crisi del 2008. Quindi a mio avviso, ecco, questi sono tassi assolutamente che a livello storico sono molto medi, molto normali. E dall'altra parte, appunto, venendo in un momento di rallentamento, che in realtà in America parlare di rallentamento economico in America se ne vedono alcuni aspetti, cioè, l'abbiamo visto sulla discesa del PIL per 2 trimestri consecutivi, ma in realtà moltissimi degli altri indicatori sono tutti molto forti, cioè disoccupazione ai minimi dal 1969, consumatori che continuano a consumare e a spendere e a guadagnare di più, l'economia che di fatto si sta espandendo anche se a ritmi più bassi, per cui ecco, abbiamo visto questo calo dei mercati così forti con un'economia che di fatto per ora sta andando bene, quindi mi viene da dire che se effettivamente arrivassero una vera crisi economica, quindi con un aumento della disoccupazione e consumatori più prudenti, a quel punto il mercato potrebbe veramente risentirne in maniera molto, molto pesante.